Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Metto un po' troppa enfasi su Beasts. Oggi si continua con la storia, la scorsa volta l'ho lasciata in sospeso, ma oggi si continua. Vorrei comprare innanzitutto frammento di cartuccia di Pallottolotto che costa 10 frammenti di fusione. Quindi compriamola. Ok, grazie a questa potrò bruciare nemici se li colpisco con uno scatto infuocato. Parliamo anche con Oilek prima di continuare. E ho registrato, sì, introverfo. Non sono davvero un professore né uno scienziato, beh, ovvio. Ero un impiegato di un'azienda, più un mecenate della scienza. Sono un mecenate della fantascienza. Ma devo rimanere razionale, va bene. Venire qui è dato uno scopo alla tua vita. Ok, quindi cosa mi dai ora per aver completato tutto? Vieni di nuovo a parlare con me se vuoi aiutare ulteriormente la mia catalogazione. Ed eccoci qua. 34 specie, sì, praticamente ogni 10 specie che registri ti dà oggetti. Dato che sono a 30, 5 per 3, 15, 15 materiale fuso. E ok, diversi nastri mi piacciono, a parte il nastro base. Plastica e metallo servono. Però, dato che ci siamo, una tasca per ribobinatori la prendo. Un'altra tasca per riavvolgitore la prendo. Non ho mai comprato queste ultime modifiche. Sapete che? Vai e vai. Poi esplorerò anche la palestra. Per il momento non posso fare nulla alla palestra perché non ho la tessera per allenarmi. Ma comunque, devo andare da Meredith perché Meredith ha una missione molto carina. Eccola qua, andiamo a casa di Meredith per l'appunto, che si trova qua sotto a quanto pare. È questa qui, gialla, ottimo. Allora, hello. Guarda che posticino. Televisione, macchina da presa, forte. Ah, rieccoti, devo chiederti una cosa. Hai davvero intenzione di cercare una via d'uscita dall'isola? Beh, certo. Oh, quasi ammiro il tuo ottimismo. Beh, se prima o poi decidere di attraversare l'isola, potresti cercare una cosa per me? Va bene. È un disco musicale, sai cos'è? Ok. Sì? Ok, bene. Non è facile capire chissà cosa da queste parti. Non tutti provengono da mondi simili. E parlare con la gente finisce per essere difficile, più difficile del solito. Comunque sia, il disco è un album. Tutto ciò che ho sempre voluto dei Witch House. Magari lo conosci. Lo ascoltavo nella mia vita precedente. Ha un valore sentimentale, ok? A Harbour Town ci sono vari appassionati di musica. Magari puoi chiedere in giro? Dobbiamo chiedere in giro. Sì. Per aiutare Meredith bisogna chiedere a Yante del disco. Stranamente lei ha la risposta. Tutto ciò che ho sempre voluto dei Witch House. Meredith sta cercando un disco. Ma sai che le chance di trovare un disco specifico da queste parti sono vicine a zero, sì? Lo dico e lo ripeto, le cose che finiscono a Nuova Virra arrivano da un sacco di mondi diversi. Però potresti avere più fortuna al centro commerciale caduto. Ah, se vengono di qui. C'è un complesso commerciale a nord di Nuova Virra, completamente abbandonato. È comparso una quindicina di anni fa. È lì che la gente si procura i vestiti e anche mangia cassette, dischi, eccetera. Nel centro commerciale c'è un negozio di musica pieno di dischi e cassette, ma lo teniamo chiuso per sicurezza. Le scorte di cassette sono importanti, è bene tenerle al sicuro. Se il disco è lì, Meredith potrebbe rischiare la vita per prenderlo. La parte razionale di me vorrebbe impedirle formalmente di provarci, ma se vai con lei, forse sarà più sicura. Ecco, prendi questo. Perfetto, possiamo andare quindi, ma prima devo comprare una cosa. Sto cercando un adesivo particolare. Cambia fase, non ricordo se in italiano anche si chiama cambia fase, ma comunque mi serve per affrontare quello che stiamo per andare ad affrontare ora. Ecco qua, diamo la busta a Meredith con la lettera. Il biglietto degli altri dice che il mio disco potrebbe essere al centro commerciale caduto e che ha permesso di andarci, ma solo se mi accompagni tu. Allora, andiamo? Certo. Stare qui sotto tutto il giorno e uccidere, cercare quel disco sarà una botta di vita. Se non è lo scopo della vita, tanto vale morire, no? Okay. Ma perché no? Dopotutto avrà bisogno di uno scopo nella vita. Niente. Prendiamo però Gattivù, che è di Meredith in realtà come mostro. Il Gattivù può comunicare soltanto attraverso le interferenze sulla sua faccia, simile a una televisione. Questi messaggi sono difficili da decifrare e tale ostacolo spesso impedisce a comune Gattivù di stabilire un rapporto con le altre creature. All rounder più o meno, ci sta. Come con gli altri, anche Meredith è uno di quei legami che puoi stabilire e coltivare col tempo, abbattendo
fusioni, abbattendo arcangeli e quant'altro. Quindi, insomma, se si vuole creare un legame con lei, è possibile farlo. Poi qui c'è un altro puzzle anche da completare, che è una cosa un pochino più lunga, ma comunque lo farò prima o poi, prima di ovviamente concludere il tutto. Non per forza alla fine della serie, ma anche un po' prima. Ah, c'è un altro piso qua da affrontare. Vuoi sapere da dove vengono le cassette? Dovrei battermi prima, bro. Va bene. I nastri e mangiacassette provengono dal centro commerciale più avanti. È nato solo qualche anno fa. Da allora i Ranger lo hanno saccheggiato per rifornirsi. Però non rimane molto. Ho sentito che è infestato, che ne pensi? Beh, scopriamolo. Ricordi cosa facevi prima di venire qui? Intendo, prima di arrivare a Nuova Viral. A volte cerco di ricordare il momento esatto, ma non ci riesco. È come cercare di ricordare il momento in cui ti addormenti. Ho un ricordo vago di quel periodo, ma il momento esatto è un mistero. Strano. Allora, questo centro commerciale è particolare. Allora, intanto vado un attimino qua sopra. Ok. Volevo provare una cosa. Rituale, ok? E nastro di ceramica. Va bene, possiamo scendere qui. Cambio fase, non ci serve al 100% dentro il centro commerciale. Però è un grande aiuto. Devo ammetterlo. Sicuramente questo posto era molto più kitsch prima del decadimento strutturale. Lo stile chic post-apocalittico non mi dispiace. Quello lassù sembra un negozio di musica, no? Cerchiamo un modo per arrivarci. Bene, come vedete qua ci sono un sacco di mostriciattoli nuovi, tipo questo qui, Gocciolagno e Tetralato, che ancora non ho. E Gocciolagno preso. Top. Tra l'altro vi farò vedere il bestiario completo magari verso metà della serie, quindi intorno all'episodio 18-19. La capacità del gocciolagno di proiettare potenti getti d'acqua pressurizzata è legata direttamente al suo stato emotivo. I gocciolagni si spaventano e si agitano molto facilmente, il che li porta a usare spesso inaspettatamente gli attacchi d'acqua senza volerlo. Allrounder anche lui, bene o male. Ora, non vorrei proprio combattere tutti, tipo questi qui, queste ombre, che sono degli spiriti, non voglio proprio combatterli perché non posso affrontarli al momento. Però andiamo di qua e ci sono dei cavi rotti. Niente, ci danno la scossa, quindi non posso farci nulla. Allora proseguiamo per di qua e vediamo che cosa succede. C'è un'altra stazione sotterranea. Ma chi le costruite? Amico mio. Amico mio, non lo so, amica mia. Comunque, non possiamo farci niente per il momento, però almeno abbiamo aperto un punto di teletrasporto vicino. Qua ci sono, c'è un mostro nuovo che andremo a vedere a breve chi è. Qua per il momento non se ne fa nulla. Vediamo un po' lo scatto bruciante come funziona. Vorrei però appunto evitare, come ho detto, queste ombre malefiche. Sono proprio pessime. Questo qui era posseduto a quanto pare. Entriamo un po' qui, dai. Dobbiamo rompere tutto, eh? Eh già, guarda qua come tutto quanto si glitcha. Oh, e quando rompiamo le casse possiamo prendere i pezzi di legno che compaiono. Prendiamo questo e lo portiamo qui, dato che c'è il punto esatto. E si apre questa cassa qui. Vabbè, c'è solo questo. Nastro al cromo, antincendio, plastica, non male dai. Allora, guarda questo qua, questo è bello come mostro, eh? Ecco qua, c'è anche il bidone invasore oltre a Mascolocco. Li ho bruciati. Infatti ora hanno ustione, l'altro però ha veleno perché è un giocattolo di plastica. È un mostro di plastica, non un giocattolo. Ma agisce come giocattolo in realtà. Allora, entriamo qui dentro. Ok. Abbiamo una porta sbarrata, eh. L'unica porta aperta è questa qua. E proseguiamo per di qua allora. E dove sbuchiamo di qua? Dove volevo andare prima in realtà? Esattamente qui. Allora, affrontiamo questo mascolocco prima, che è un po' fastidioso messo qui. E preso anche lui. Non è male come mostro, qua si può rimasterizzare, quindi diventa ancora più forte. Anticamente una sorta di maschera carnevalesca, il mascolocco ora è più simile a un cadavere ambulante. I mascolocchi caracollano senza meta per le sale abbandonate nel centro commerciale Caruto, mentre l'imbottitura in poliestere fuoriesce lentamente dai loro corpi. Attacco in mischia elevatissimo, 150 PV, max 120, attacco a distanza, difesa a distanza 80, velocità 70 e difesa in mischia 100. Non è malvagio, eh? Magari. Chissà. Vediamo un po'. Ora io che faccio?
spengo la conduttura e blocco l'elettricità in questa parte del centro commerciale e si aprono le porte dietro. Questa ovviamente si alza e non posso farci nulla, però dato che ho spento i fili elettrici posso tornare e fare il giro. E affrontiamo Arkid. Allora, questo è importantissimo registrarlo qui in questa lotta, perché cercarlo dopo è letteralmente una perdita di tempo. All'1% di possibilità di comparire nel centro commerciale, quindi una volta su 100, è meglio quindi registrarlo quando se ne ha l'occasione qui al primo tentativo. Allora, lo registro con il mio personaggio, tanto super conduttivo, eccolo qua. E la prima volta che ho provato a registrarlo, niente, non c'era verso di prenderlo. Anche con nastro super conduttivo, che ha una buonissima percentuale di registrazione nonostante lui abbia metà vita. Quindi ho fatto bene a mettere Link. Ora Merit dovrebbe mandarlo in niente, perché non viene preso. Registrato Arkid. Wow, semplicissimo stavolta. Vabbè, ho l'esperienza dalla mia. Gli Arkid sono stati avvistati per la prima volta a Nova Virral dopo l'arrivo del centro commerciale caduto. Sono stati visti correre per le corsie, saltare sulla testa di altri mostri e in generale fare pippistrelli. È un po' un all-rounder, tranne attacco in mischia 150 e velocità 250. Gli Arkid non possono essere rimasterizzati, ma sono già forti di loro così. Possiamo andare qui, si è aperta questa parete qui, e fare il giro per andare di qua. Vediamo un po' che succede di qua, che non ci siamo ancora stati. Ah, un'altra zona del centro commerciale. Chissà com'era diverso quando era pieno di gente. Già. Mi manca un po' l'atmosfera dei centri commerciali nei primi anni 2000, devo ammettere. Oh. Una stanza vuota? Ah. Sì. Questa, una volta che sconfiggi l'arcangelo di questo posto, che non è una sorpresa che c'è l'arcangelo, l'abbiamo visto. Sì, questi libri cascano perché devono cadere. Non so perché, ma cascano. Da soli. E ti rivelano la leva. Spero che fosse acqua quella che ho appena cattato. Per favore, su. Allora, qui che abbiamo? Niente, vestiti, ma non possiamo farci nulla. Anche perché i vestiti si possono acquistare in un altro posto, volendo. Ok, quello l'ho attraversato velocemente perché non volevo proprio affrontarlo. Andiamo a Electro Shack. Perfetto. Ora, che si fa? Vabbè, per farvi capire, Muschettiere e Faledic Fantasmi sono spettrali, non posso colpirli. Allora, che si fa, dicevo? Si torna qua, si riattiva Mister Peperino qui, si fa il giro, perché ora abbiamo attivato la pedana nell'altro punto, quindi possiamo andare e venire da sopra come ci pare e piace. Merit intanto che affonda nell'abisso. Eccolo qua, Electroshock per salire. Certo, pare un po' una fregatura, perché è proprio brutto brutto come posto, eh. Cioè, vai a mettere una pedana in un posto come questo, ce l'hanno messa sicuramente i nostri amici Ranger. E allora, questo posto è sbarrato, come facciamo? Vinyl Beat. Il posto è questo, entriamo. Ah, c'ha la chiave, è vero. Deve essere qui da qualche parte, sono così vicina. Ok, cerchiamolo. È questo per caso? Procgen, sognando pecore elettriche. Sembra bello, ma non è quello che cerco. Bene. È una specie di colonna sonora. Di quale serie, titolo? Forse questo? Mac i Fantastici 5, Mac i Futuribile. No, non è questo. Il Futuribile. Sembra un CD di Caparezza. Qui c'è scritto Witch House a grandi lettere rosse. Quella copertina, l'hai trovato? Huh? Aspetta, qualcosa non torna. Strano ed eterno, non è questo il titolo del disco? E la copertina è leggermente diversa. L'elenco dei brani. Non conosco queste canzoni. È la versione di un universo alternativo. Quella che cercavo non c'è. Figurarsi se potevo avere colpo di fortuna per tipico. Cambiare. Tipico. Sì. Ah, ma che è successo? Link, tutto bene? Il disco mi è caduto di mano, lo vedi?
No. Ma c'è qualcosa di peggio, amica mia. Già. Che cos'è quello? E perché ha un aspetto così sbagliato? Mi fa male la testa solo a guardarlo. Link è un arcangelo, non è vero? Lo sapevo, lo sentivo. Un senso di vuoto, un buco al posto del cuore. Mi dà potere. Aspiro a consumarlo tutto. Chi sei? Di che stai parlando? Quelli come voi potrebbero vivere una vita piena, e invece la svendete in cambio di artifici vuoti simboli. Voi scambiate qualcosa di importante con il niente. Il mio castello è colmo di tutto il vuoto che vi lasciate alle spalle. Il tuo castello? Il centro commerciale? Ma sei serio? Questo posto è orrido, è pieno di It's immondizia. nothing. È il nulla. Sì, è il nulla. E io sono il re del nulla. Su, lasciate che io consumi il vostro vuoto. Arcangelo, monarca di nessun dove, re del nulla. Questo mostro mi piace tantissimo. Allora, c'è un aneddoto per questo mostro che vorrei raccontarvi non appena si decide a fare quello che deve fare, perché altrimenti non posso raccontarlo. Spaventato, è sussultato! Wow, ha funzionato! Funziona anche con gli arcangeli, quindi. Sarebbe così facile! Sarebbe così facile arrendersi e morire. Ma io non sono così, sono stufa di scendere a compromessi. Ed ecco che ci fondiamo! Oh, Squart TV! Allora, amico mio, che diciamo? Che facciamo? Colpo di energia, vai! Chiamata alle armi. Ecco qua! Ha chiamato un sottoposto che si chiama Bifolco di nessun dove. Il bifolco di nessun dove nella versione 1.2 di Cassette Beasts fino alla 1.2 era possibile registrarlo. Infatti c'era l'opzione di registrarlo. Ma comunque, ci vorrebbe veramente una barriera perché sennò ci apre davvero tanto tanto tanto. Carate metallico, attacchiamo il monarca. Un'altra chiamata alle armi? Ci vorrebbe Broadcast per attaccare tutti. Facciamo morso sul monarca. Accidenti. Provo a recuperare un po' di salute, magari mordendo i bifolchi. No, non basta. Bon voyage. Ah, pensavo peggio. Sono in berserk? E che gli fa? Io attacco sempre, attacco. Cioè, anche volendo non potrei non attaccare. Non ho altro per farti del male, quindi doppio colpo, vediamo un po'. Scherzetto, vediamo un po' se gli dà una penalità casuale. Risonanza. Se solo avessi attacchi vento. Ho karate metallico però. Mi infligge risonanza sui bersagli tipo vetro e metallo. Però non aumenta. Sharpnel. Ah, ok. Se vado capo però. E devo attaccare i bifolchi per evitare di prenderci troppi danni. Vai capo, ti prego. Non ci va. Ok. Riavvolgiamo. Dai. Non manca molto, però dai. Sì, si è curato dalla risonanza, ma non fa niente. Ancora con scherzetto, dai. Sharpener. Vabbè, però, una qualcosa di diverso, magari. Un altro scherzetto. Ok, dorme. Per 3 turni, bene. Sto per un po' tranquillo. Sempre che non mi becca mentre dorme, certo. Il bifolco dà un po' fastidio, ma non importa.
Dai, ci siamo quasi. E però. Non vorrei dire. Debbie Fall come KO, su. Cioè, dai che ci sei. No, niente. Ha chiamato alle armi, presa scivolosa. Che ci siamo quasi, ok. Vabbè, potrò attaccare l'altro a sto punto a sapere. Non è bastato? Dai, attacchiamo ancora. Ci siamo quasi. Dai, finiamolo, su. Battaglia è vinta. Materiale fuso, upgrade, che fa sempre comodo avercene un po' di scorta. We did it. Ce l'abbiamo fatta. Siamo vivi, ci siamo fusi. Già. Possiamo planare per un po' di più. Morgante. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola, Occidente, sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuote e di quiete. Procedi dunque da lì a meridione, dove le strade si vanno a incontrare. Hai proprio un bel posticino qui, ma qualcuno con il tuo potenziale potrebbe fare di meglio, non credi? Mi ricordo di voi e non ho proprio idea di come vi siete ritrovati qui. Già, neanche noi veramente. Mi rendo conto che ti ho trascinato fin qui per un motivo davvero sciocco e che per quel motivo sciocco siamo quasi morti. Non eri obbligato a farlo. Grazie mille. Sai, per oggi ne ho abbastanza di posti abbandonati e pericoli mortali. Forza, torniamo in città e ascoltiamo questo disco. Va bene. Quindi tutta la faccenda della fusione, credo che dovremmo parlarne? Qualcosa. Le nostre menti si fondono e io non sono più io. Dopo riesco a ricordarlo, ma non mi sembra una cosa che ho davvero vissuto. È come ripensare un sogno. Forse i nostri cervelli non sono attrezzati a elaborare un'esperienza simile. Ti eri mai fuso con qualcuno prima d'ora? Non è un problema, volevo solo sapere se era la tua prima volta. Ecco, si è espressa male, meno male. Dimentica quello che ho detto. Volevo chiederti, come fai ad essere così sicuro di avere un modo per tornare a casa? Ho avuto una visione. Credo che dovrai raccontarmi tutti i dettagli, sai? Ma sentiamo un po' sto disco. Ok, manterrò in promessa. Tu mi aiuti a trovare il disco, io ti aiuterò a trovare una via d'uscita da una nuova Viral. Ecco, mettiamo sto disco, dai. Niente male. Cioè, non è lo stesso disco che avevo, ma suona abbastanza familiare. Da adolescente ero sempre triste e pessima nelle interazioni sociali. Quando andai al college volevo davvero cambiare. Quel disco diventò la colonna sonora del mio tentativo di cambiamento. Lo ascoltavo sempre, ma non cambiai granché. Strinsi qualche amicizia, sì, ma niente di duraturo. So che il problema sono io, ma voglio continuare a provare. Forse è quello che intendeva l'arcangelo. Forse ho passato troppo tempo a distrarmi con cose inutili anziché provare a vivere sul serio. Ma anche se non abbiamo trovato esattamente quello che cercavo, sono contenta del risultato. Non dovevi rischiare la vita per aiutarmi. La nuova Viral quasi tutto fa schifo. Tu non sei niente male. Top. Cosa pensi di che voglia quel tizio col triangolo allora? Non mi fido di chi ha una forma geometrica come test. Certo. Ah, volevi la mia opinione su una pista che stai seguendo. Dimmi pure qual è. Procedi dunque da lì a meridione dove le strade si vanno a incontrare. Sembrerebbe puntare in una direzione. Immagino se meglio tornare a esplorare. Non hai sentito le dicerie su quello che sta accadendo a Nuova Londra? Sarebbe bene controllare. La capitana Penny Dreadful, va bene, la affronterò prima o poi, va bene.
Ad ogni modo, per questo video è tutto. Nel prossimo andremo ad affrontare un capitano e magari riusciamo a rimasterizzare i fucili Raptor, perché non deve arrivare a livello 5, ma ce la faremo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!